Un'edizione molto partecipata, ringrazio gli organizzatori, Race for the Cure è diventato un momento molto importante che unisce lo sport alla prevenzione, quindi contro le malattie al seno, ed è bellissimo questo coinvolgimento dei giovani, quindi degli studenti e studentesse, quindi davvero un ottimo modo anche per coniugare la bellezza del castello a questa iniziativa che deve essere radicata e storicizzata a Matera. Sono delle occasioni anche per ribadire la rete intorno ad un progetto importante, tanto che sono numerosi i comuni che hanno aderito al progetto, che parteciperanno nella città di Matera, ma che soprattutto continueranno questo cammino nel mese della prevenzione con tante iniziative diffuse. È molto importante la rete e la sinergia che si sta creando tra i comuni, ma anche delle regioni limitrofe, quindi un evento tra i più importanti nell'ambito sportivo, legato, ripeto, alla prevenzione, alla solidarietà, quindi un punto di riferimento, insomma, sul panorama nazionale. E questo ci fa molto piacere perché contribuisce ad arricchire una città che vuole vivere la cultura come capitale europea della cultura a 360 gradi, ripeto, anche verso lo sport, verso la salute. Villaggio della Salute, un momento appunto importantissimo per anche i giovani e le nuove generazioni.